Siete appassionati di serie televisive? Io addosso una maglietta che è abbastanza coerente con quello che è l'inizio di questo video, perché sto guardando proprio in questi giorni Better Call Saul. Sto cercando di finire questa serie che non avevo mai completato prima d'ora, e quindi eccoci qua. Però c'è un'altra serie che ho nel cuore da tanto tempo a questa parte, ed è How I Met Your Mother, che tradotto in italiano in maniera davvero terrificante risulta essere "E alla fine arriva mamma". Cerchiamo di avere lo stesso concetto, ma sotto il punto di vista di calciomercato, e cerchiamo soprattutto di ridere per non piangere, perché alla fine arriva Milik. Questo potrebbe essere il titolo perfetto di questo video, dato che, come viene confermato anche da Gianluca Di Marzio di Sky, Milik sembra essere il giocatore prescelto per l'attacco della Juventus. 2 milioni di prestito, 8 milioni per il riscatto. Queste sembrano essere le condizioni base per il ritorno di Milik in Serie A, dove aveva già giocato vestendo la maglia del Napoli e dove ha lasciato un ricordo, per quanto mi riguarda, agrodolce. A tratti sembrava un calciatore pronto ad esplodere. A tratti invece è sembrato un calciatore terribilmente fragile a livello fisico e con qualche limite a livello tecnico, tant'è che al giorno d'oggi gioca appunto nel Marsiglia e in Ligue 1, ma a quanto pare la Juventus ha optato per andare forte su Milik, che leggeremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore. E a tal proposito, ragazzi, dato che ho iniziato questa collaborazione da qualche mese, lo sapete perché sto scrivendo articoli e creando contenuti, tra l'altro ve lo dico subito, il post partita di Juventus Spezia non sarà caricato sul mio canale YouTube, bensì lo troverete sul numero DS. Vi invito a scaricare il numero DS qui sotto dall'applicazione che vi garantirà un accesso alle notizie di calciomercato, un accesso alle partite, un accesso ai miei contenuti, che saranno esclusivi per l'applicazione, articoli e video, e ovviamente anche la possibilità di partecipare ad alcuni concorsi per poi accaparrarvi la maglia della Juventus o della vostra squadra del cuore, perché quando scaricate il numero 10 andate a inserire la vostra squadra del cuore, su cui poi vi arriveranno tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie. Quindi vi consiglio di passare qui sotto in descrizione per scaricare il numero 10. Ed è proprio questo il punto: che la Juventus sembra vicinissima alla chiusura di questo affare, dopo aver, passatemi il termine, tra virgolette, illuso con le parole anche di Nedved, banalmente, dell'altra sera, in cui parlava di Depay e diceva una cosa molto semplice su Depay che condivido, e cioè può giocare anche sull'esterno, può giocare anche in appoggio a Vlahovic. Ora, non ho ancora creato un contenuto sull'analisi tattica di Milik, perché ve lo dico sinceramente, il nome di Milik lo ritenevo soltanto uno specchietto per le allodole, buttato lì tanto per non un nome concreto su cui la Juventus poi sarebbe andata ad affondare il colpo. Questo video uscirà il 24 di agosto, il che significa che la Juventus avrà a disposizione una settimana soltanto di tempo per completare il mercato. E appunto serve un vice Vlahovic che a quanto pare sarà Milik, che immagino che Ken verrà dirottato sull'esterno, perché sennò non mi spiego l'utilità di Moise Ken, a meno che non esca pure Moise Ken, non entri pure Memphis Depay. A questo punto, ragazzi, non lo so, ma proprio su Merodies leggevo anche l'interessamento del Manchester United per riaccaparrarsi Depay, che aveva già giocato a Old Trafford qualche stagione fa senza però nemmeno mai incantare. E allora pronti per Milik? Questa analisi tattica arriverà da qui a breve. Non sono soddisfatto, però. Non sono soddisfatto. Qua entra in gioco l'opinionista che è in me. Non è il nome che mi scalda il cuore, non è il nome che mi entusiasma. Sicuramente quello di Depay mi gasava terribilmente di più, perché era un giocatore che usciva dagli schemi, un giocatore che aveva anche delle caratteristiche uniche, se vogliamo, all'interno della rosa, che poteva andare a comporre un tridente insieme a Di Maria Vlahovic aspettando Chiesa. E alla fine arriva Milik. Torniamo sull'inizio. Che, passatemi, per onestà intellettuale lo devo pure dire, se si sta cercando un vice Vlahovic perfetto, allora Milik probabilmente ricalca quello che è Vlahovic, quindi un attaccante pure tecnico, che con i piedi sa lavorare mancino di piede, e quindi ovviamente può essere il vice Vlahovic per eccellenza, certo. Ma Depay ti dava quel qualcosa in più. Depay
ti dava quelle, quell'imprevedibilità in più che banalmente l'altra sera con la Sampdoria ti è mancata. Ti può dare quello spunto di prendersi in mano la partita in un momento decisivo e farti la giocata, prendere palla larga a sinistra, centrarsi e tirare in porta e trovare il gol, trovare l'assist, trovare l'imbucata, giocare con i compagni. Milik questa cosa le può fare decisamente meno. Milik ha bisogno di una squadra a rimorchio, e se l'altra sera la grande problematica della Juventus è stata far arrivare soltanto 9 misere palle tra i piedi di Dusan Vlahovic, avere Milik davanti, avere Vlahovic davanti, avere Luca Toselli davanti, che è l'ultimo stronzo che c'è nel mondo, e se la palla non arriva, la palla non arriva, e allora serve farla arrivare in qualche altro modo. E per quello che dicevo, Depay rompeva lo schema, Depay rompeva le linee, poteva essere il giocatore classico da inserire, a buttare dentro all'interno di una partita e cambiarne l'inerzia con una giocata, come piace ad Allegri. Ma alla fine arriva Milik. E non mi fa impazzire questa cosa. Non ce la faccio. Non ce la faccio a dire che sono contento dell'arrivo di Milik. Non sono innamorato di questo calciatore. Penso che ormai sia chiaro. Poi ragioneremo sotto il punto di vista dell'ingaggio, ragioneremo sotto il punto di vista del cartellino, ragioneremo sotto il punto di vista dei numeri della cartella clinica, come sempre facciamo all'interno dei video analisi, ma speravo decisamente meglio. E dall'altra parte la Juventus si prepara a una lotta, se vogliamo, anche con la Roma, che qualche anno fa era tanto così da tesserare Milik, nell'anno in cui poi Dzeko sarebbe dovuto arrivare alla Juventus, lo ricorderete, poi Dzeko è rimasto a Roma, Milik non è andato alla Roma, è andato appunto al Marsiglia, è andato a giocarsi le sue carte in Ligano, un campionato sicuramente non di primo pelo. Ma la Roma si unisce alla battaglia alla Juventus per Paredes, perché l'infortunio di Gini Wijnaldum va a complicare, se vogliamo, anche questa trattativa lato Juve, perché Mourinho, oltre a un attaccante, leggo Andrea Belotti, starebbe cercando pure un centrocampista per sostituire l'infortunato Wijnaldum, che ne avrà per 5-6 mesi. La rottura della tibia solitamente ti tiene lontano dai campi di gioco per numerosissimi giorni. E quindi vediamo come va a finire anche questa storia, perché io torno a ribadire, 7 giorni di mercato, ancora meno per prepararci alla partita con la Roma in campo, non quella sul mercato in campo, sperando di avere a disposizione qualche giocatore in più, sperando più che altro di completare la rosa nei punti in cui davvero la devi completare, perché se Paredes viene identificato come il giocatore che manca a questa Juve, il regista che tanto manca a questa Juve, cosa stiamo aspettando? Che il PSG ce lo regali? Il PSG te lo darà in prestito con obbligo di riscatto? Sono abbastanza convinto di questa cosa, non ci sarà nemmeno il diritto, ci sarà l'obbligo. Depay voleva troppi soldi, a quanto pare, e quindi si va su Milik. Quindi non è un discorso legato a cazzo ci serviva Depay, è un discorso legato a prendo quello che mi costa meno. E questo non può essere il ragionamento di una società che vuole cercare di riemergere dalle ceneri. Paredes è un giocatore che per caratteristiche manca all'interno della rosa della Juventus, certo, indubbiamente, ma si va a prendere lui perché anche qui, come per Pogba, come per Milik stesso, si sta seguendo una linea, calciatori che hanno una nomea, calciatori che hanno già dato qualcosa al calcio, ma che per via di problemi fisici magari non sono riusciti a dare continuità di prestazioni, e quindi il cartellino costa meno perché sono meno ambiti sul mercato. E io capisco un giocatore, ma quando diventano 3 all'interno della stessa campagna acquisti in una squadra che già sta avendo dei problemi sotto il punto di vista degli infortunati e che difficilmente riesce ad avere una rosa di convocati sulla ventina abbondante di calciatori della prima squadra, perché oggi leggiamo di Fagioli che oggi, dico oggi perché io sto registrando nella notte del 23 di agosto, ma Fagioli che sembra prossimo all'uscita dalla Juventus, alla cessione in prestito ancora un altro anno per poi magari rientrare l'anno prossimo e vedere se sarà pronto, se si potrà giocare le sue carte. E va bene, ribadisco numericamente, ragazzi, a centrocampo siamo 9, per quanto mi dispiaccia per Fagioli, perché anche non averlo mai visto in queste prime due partite mi è dispiaciuto. E poi dall'altra parte mi prendo Miretti, Rovella, che invece sono entrati e quel qualcosa in più nei pochi minuti disputati tutti e due me l'hanno dato, e quindi va bene, ben venga allora tenere questi due. Però nel momento in cui mi prendi Paredes, allora mi tieni Rovella all'interno della rosa, perché per Paredes stiamo parlando di un calciatore fragile a livello fisico, in cui c'è già Pogba che è fragile a livello fisico, e non possiamo avere meno di 7 centrocampisti allora,
soprattutto perché in quella posizione o ci giocherà Paredes o ci giocherà Rovella, che anche lui l'anno scorso ha avuto qualche problema. Anche Rovella stesso ha avuto qualche problema l'anno scorso col Genoa. E allora cerchiamo di iniziare a dare un'idea di titolarità e di riserve dei titolari, ma fatto sul fatto di dove il giocatore si trova più a suo agio. Quindi Paredes davanti alla difesa, perfetto, il backup è Rovella. Non è che ora mi diamo via Rovella in prestito secco al Monza, perché anche qui poi lo rivalutiamo, e quando Paredes si farà male, perché Paredes si farà male, lo sappiamo tutti, ci metti Locatelli palesemente fuori ruolo come ieri sera. Poi la partita di ieri sera è stata credo il massimo, dove non torneremo mai più, proprio sotto il punto di vista di tante cose che abbiamo già discusso, non voglio nemmeno tornarci sopra, perché Sampdoria e Juve è una partita che mi provoca nausea e probabilmente la tireremo fuori tantissimo all'interno di questa stagione. Però iniziamo a fare le cose con un minimo di criterio e non sempre farle per doverle fare, perché questo calciomercato la Juve è iniziato con i parametri zero. E va bene, chiudiamoli in fretta i parametri zero, dato che sono parametri zero, ce li siamo portati avanti per tantissimo. E quando arriva l'ufficiale di Pogba, e Di Maria ha detto di sì o ha detto di no, chissà che cosa ha detto, e De Ligt rimane oppure no? No, non rimane. Allora chi prendiamo al posto di De Ligt? E allora De Ligt lo diamo via un po' meno per prendere Bremer, pagandolo un po' di più, perché se no non si può prendere Bremer. E poi Kostic, per tutta l'estate se ne è parlato ed è arrivato dopo, quando poteva magari arrivare prima, quando ce n'era anche magari più bisogno prima, per fargli fare la preparazione, per farlo integrare nella rosa. No, lo facciamo arrivare comunque dopo. E poi stop, ancora, è uno stop tra i parametri zero, è uno stop tra Bremer, è uno stop tra Bremer e Kostic, e la rosa incompleta a 7 giorni dalla fine del mercato, la rosa incompleta all'inizio del campionato. Io ragazzi... non lo so, cioè io faccio questo di lavoro, e quando ragiono su quello che potrebbe fare la Juventus, perché io di informazioni, di notizie non ne ho, io ragiono su quello che potrebbe fare la Juventus, do un'occhiata a quelli che sono i giorni, il calendario, le tempistiche, e cerco di ragionare. Oggi che finisce il campionato abbiamo un mese di tempo per parlarne, buttiamo giù le linee guida del mercato. Se davvero si concluderà così questo mercato, con l'ingresso di Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic, Milik e Paredes, secondo me è decisamente distante dall'impronta di idea di mercato che avevo in testa io a inizio anno, anzi a fine dell'anno scorso e inizio di questo calciomercato, perché probabilmente la rosa non è nemmeno stata migliorata. Esce De Ligt, entra Bremer, è migliorato in difesa? Esce Chiellini, entra Gatti, è migliorato in difesa. Di terzino sinistro nemmeno si nomina, che è uscito Pellegrini. Esce Dybala, entra Di Maria, sì, probabilmente lì hai migliorato, ma stiamo parlando di un giocatore di 34 anni. Esce Morata, entra Milik, hai migliorato, per quanto mi riguarda no. Va bene, è entrato Pogba, poi abbiamo la sfortuna che è fuori, come fuori Chiesa. Quindi tra giocatori che sono fuori, tra giocatori che potrebbero essere fuori, tra giocatori che arrivano e non migliorano il reparto, tra giocatori che entrano, escano e non ti danno quella miglioria. E se ci mettiamo lo stesso Massimiliano Allegri, di cui abbiamo discusso proprio nella giornata di martedì, che oggi non ti sta dando quella cosa in più che ti dovrebbe dare un allenatore così pagato e col suo palmarès. Allora ragazzi, iniziamo a stringere i denti. E che cosa vi devo dire? Mi aspettavo decisamente di più. Lato mercato. E già il nome di Depay, che era la classica occasione di mercato, era l'occasione di mercato che comunque quel qualcosa in più te lo dava. E anche lì non si è capito, Depay si libera dal Barcellona perché se prima aveva l'accordo con la Juve poi ne voleva di più e poi a quanto pare non si accontenta più di quello di prima, adesso ne chiede 8. Che cos'è successo? Ma la Juventus Depay l'ha trattato davvero, aveva l'accordo. A questo punto non ci sto capendo neanche più niente, devo essere onesto con voi, scusatemi, è ovvio che in questo momento magari sono anche un po' poco lucido nell'analisi, ma Milik è un giocatore che non mi entusiasma, Depay è un giocatore che non mi entusiasma, nonostante sia davvero dell'idea che sia necessario un giocatore come Depay, però vorrei qualcosa di diverso da Depay lo stesso, o vorrei semplicemente il coraggio di puntare a livello meritocratico su due ragazzi che sono Rovella e Miretti, che li abbiamo visti in campo poter fare quel qualcosa in più. Poi Depay è uno status differente, Paredes ha uno stato differente da questi due ragazzi, certo, in dubbio, ma è un 94 contro dei classe 2000,
Miretti, che è un 2003, hanno quasi 9 anni di differenza, quindi eventualmente riparleremo della carriera di Miretti tra 9 anni. Non lo so. Mi sembra sempre che la Juventus manchi il centesimo per far l'euro. Anzi, forse in questo caso nemmeno il centesimo per far l'euro. Forse qua mancano alcune decine di centesimi per far l'euro. Fermo restando che comunque, eventualmente, questa rosa con gli innesti di Paredes e di Milik è completamente sufficiente per cercare di lottare per il titolo in Serie A. Non sono qua a piangermi addosso perché, oddio, non vince lo scudetto. Lo scudetto lo si può vincere lo stesso. Con Milik, Paredes e quelli che ci sono, con i rientri di Pogba, di Chiesa, si può fare. Perché questa comunque è una rosa di alto livello, eh? Non è la rosa di alto livello che avevo in testa, ma rimane una rosa di alto livello per provare a competere in Serie A. E allora però, torniamo al discorso l'altra sera con la Samp, servirà fare quel qualcosa in più, piuttosto che quel qualcosa in meno. Fatemi sapere come la pensate, ragazzi. Buona giornata, buon risveglio, ma... spero di non mettervi di cattivo umore già di prima mattina, però purtroppo non sono entusiasta del nome di Milik, minimamente no.